Mimmo Ferretti del Messaggero, buongiorno. Ma lei sta in viva voce, Ferretti, perché lo sentiamo un po'. Adesso sì, adesso la sentiamo. Ciao Mimmo, buongiorno. Bene così. No, non insomma, ti sentiamo per niente. Insomma, aspetta, riproviamo. Adesso molto benissimo. E adesso non ti risentiamo più. Allora, adesso sì, adesso aspetta, no. Vediamo come facciamo qualche cosa. Così mi sentite? Va bene, va bene. Però bene, se abbassi la radio è pure meglio, così almeno non. No, la radio è spenta, Chico. No, perché tu c'hai i diffusori che ogni tanto fanno. Si accendono da soli. Così va bene, dimmi se va bene. Allora, mi metto anche in però la mo' di antenna. Ferretti, dopo la campagna no smoking di qualche tempo fa. Facciamo un collegamento lo smoking. Adesso vi fa il collegamento auricolare quando guidate. Ecco, perché dovete stare attenti, non dovete stare al cellulare quando guidate. Questa è una cosa molto importante. Sono contento, Ferretti, che ci sta dando questo esempio. Mi sembra che sia doveroso per il rispetto tuo e degli altri, soprattutto. Ma mi rendo perfettamente conto che quando uno dice una cosa di questo tipo, che è veramente una cosa banale, diciamo, che dovrebbe essere semplice e alla portata di tutti, ma sembra che sta di chissà che. Insomma, pensa a mettere l'auricolare quando uno è in macchina per parlare al telefono. Pensa che grave cosa che uno deve fare, caro te. Vabbè, detto ciò, senti Mimmo una cosa. Allora, prima stavamo parlando con Marco Cherubini, non so se conosci, e abbiamo tirato fuori un nome dal passato, perché siamo partiti dal Grande Torino, che oggi ricorre un anniversario. Il Grande Torino 66 anni fa chiudeva il campionato con 125 gol fatti. Pensa, che non mi sembrano pochi. No, siamo andati a parlare del calcio, fu le storie del passato che ci sembrano sempre più poetiche e più belle di oggi. Siamo arrivati addirittura ai primissimi mondiali, quelli del 30, quando c'era Andrade. Ma io non c'ero, però no. C'era. Sì, può darsi, lui era presente. Sai la storia di Andrade, il giocatore, quello uruguaiano di colore con Josefine Baquet, un amore folle. Lui aveva smesso di giocare. Scusa, ma ieri sera che hai fatto, David? Stavo pensando, queste storie di calcio, hai letto all'enciclopedia del calcio? No, però queste storie di calcio così appassionanti, poi dopo perché da Andrade a Balotelli, Mimmo. Dico, pare passato più di quasi un secolo, sembra un altro mondo, un altro sport, eccetera. E oggi la sorella di Balotelli ha augurato ogni male a chi critica il fratello, ha detto: che felicità essere negra. Possiamo stare alla mercé anche mediatica di personaggi? La colpa è anche un po' la nostra. Ma no, ma Balotelli l'altro giorno con quel prodotto che ha fornito su Instagram, credo fosse, neanche su Twitter, ha voluto sdoganare una parola che molto spesso è stata accostata al suo nome, no? E ha voluto tirarlo fuori in maniera provocatoria, secondo me facendo non una bella figura, perché tu nel momento in cui... adesso la devo dire bene, perché sennò magari va a finire che non si capisce quello che io voglio dire. Nel momento in cui tu certifichi una cosa, qualunque essa sia, tu la legittimi, cioè la rendi vera. La sdogani, allora, in quel caso. Sì, esatto, l'ho detto prima, la sdogani. Cioè, nel senso, che bisogno c'era di dire quelle cose, no? Nel senso che trova un'altra motivazione anche per dirle quelle cose, un'altra maniera, un altro sistema per farti capire. Se tu adoperi quelle parole lì, orgoglioso, eccetera, eccetera... qual è la diversità? Cioè, perché devi dire sono orgoglioso di essere... Il problema non esiste. Cioè, perché bianchi, negri o negri? Qual è la differenza? Non c'è sta. Allora, se tu dici io so così e sono contento di essere così, non mi convinci, capito? Nel senso che se te che fai una diversità... Sembra quasi un'ostentazione della diversità, cioè, sembra quasi, è il contrario. Voglio dire... Mi sono spiegato un pochino quello che volevo dire. Sì, perfettamente. Sei tu che certifichi una diversità che non esiste o che non dovrebbe esistere. Nel momento in cui tu le parli e la certifichi, sei te che la legittimi in qualche modo, no? È chiaro, Paglia, che tu sei... È cristallino, Mimmo. Cristallino. Ah. Oh, però... Non vorrei essere stato frainteso. Cioè, no. Se non esistono le diversità, perché tu vuoi sottolineare la diversità?
Esatto. No, ma poi usando un termine che viene dalle piantagioni di cotone, era un termine dispregiativo per definire le persone di colore nelle piantagioni di cotone. Sinceramente, a me questo, anche questa forma, no, così quasi di, appunto, di ostentazione, di questa, ma non è sbagliato? Cioè, ma è possibile che bisogna sempre andare sopra le righe, bisogna sempre far dire o fare qualcosa di eccessivo? Perché sembra quasi che ci sia la necessità spasmodica, Mimmo, di essere comunque al centro dell'attenzione, a prescindere dalla qualità delle prestazioni che si offrono, eccetera, eccetera. Quindi, io vorrei ricordare che questo è un calciatore prima di tutto, dovrebbe essere un calciatore prima di tutto, e dovrebbe essere giudicato per quello che fa o meno in campo. Esatto. Siccome in campo ha fatto la metà della metà della metà della metà di quello che gli attribuiscono, anche di meno, Mimmo, anche di meno, di quello che gli attribuiscono Soloni della comunicazione, del giornalismo sportivo internazionale, che l'hanno definito uno dei primi 5 attaccanti al mondo. No. Però tu mi devi dire chi è questo che ha definito nei primi Ma più di uno, Mimmo, più di uno, Mimmo. È gente che piansacco le sordi per andare in cose nazionali, per dire. Ho capito, però. Dai. Dice lì il vecchio Mino, c'ha qualche cosa a che spartì? Mino, dici? Mino. Ma no, ma anche meno. Però. Meno Raiola. Meno Raiola. Sì. No, no, al di là di quello, poi uno può anche andare in televisione, essere in qualche modo, non dico ostaggio, ma insomma, sponsorizzato da un procuratore, poi però se non capisci niente e dici delle cose che non stanno nel cielo in terra, sei te che fai la brutta figura, non la fa il procuratore. Quindi in qualche modo uno dovrebbe sempre ricordarsi che poi esistono le firme, esistono i volti, quindi se uno dice una cosa perché anche gli ha detto un'altra e poi la dice, fa solo una figura abbastanza DM. Ma quando uno dice fa una figura di M, no? Sì. Si può anche dire è una figura di Mimmo? Sì, sì. Ah, ecco, sì, non ho mai capito questa cosa. Una figura perché di M. Di Mandorle anche. Anche di Milan. Esattamente, esattamente. O di Mandraghe. Anche di Mino. Esattamente. Anche di Minne, però, insomma. Senti, Mimmo, a proposito di figure, ecco, chiusa la seconda, cioè sì, la prima fase, interamente adesso si entra nella fase quella da dentro o fuori. E c'è qualcosa. Con questa Coppa America, no? Sì, praticamente sì. Quella è. C'è una Coppa America. Mimmo, l'ha sentito Capello? L'ha sentito Capello dopo partita in inglese? È fantastico. Glielo facciamo sentire a Mimmo. Disappointed. I don't like to speak about referee, but every time against Russia, every time, there was another penalty. I know it was the foul. I don't like this. I don't understand why all the referees against us. Thank you. All the referees against us. Against thank us. You. Siete Panucci, in tuo un preparatore di portieri, no? Niente retta. No. Poi è colpa dell'arbitro, Mimmo. Adesso tecnicamente senza Ginfe, Piero convinto che fosse era bravo. Ma guarda che era una calata che manco Viviano dopo infortunio al ginocchio. Ma perché Mimmo, secondo te, questa cosa? Perché ha fatto il botto, che ne puoi sapere? Cioè, quella ha fatto delle cose, dei danni. Cioè, Capello va a casa per colpa del portiere, sì. Poi c'è chi rimane invece per merito del portiere, tipo quell'amichetto vostro Ochoa, no? Sì, il messicano. Sì, sì. Il portiere del mondiale, allora vi dico una cosa. Poi dopo un giorno, domani che è sabato? Sì, sì. Domani sabato ci siete o siete al mare? Ci siamo. Mare. Siamo alla Pelanda. Siamo alla Pelanda, Mimmo. Penso. Alla Pelanda? Sì. Alla mostra. Come mai? Domani smettiamo da là, ci siamo voluti regalare questo sogno domani. Ah, ho capito. Ma domani vengo, a che ora ci state? Dalle 10 alle 14. No, mannaggia, il pomeriggio niente. Sì, no, anche il pomeriggio. Un buchetto libero verso le 6:30. Perfetto, ci vediamo lì alle 6:30. Allora, guarda, rimango in diretta tutto il giorno, guarda. Ci vogliamo vedere domani alle 11:30 alla Pelanda? Va bene. No. No, Ferretti, tu sei veramente una domanda. Tu sei una brutta persona. No. Ma cos'è che fa andare la Pelanda? La Pelanda, quella abbiamo detto 7 mesi fa. Che schifo. Ti volevo dire una cosa. Sì. Hai presente Courtois? Sì. Proprio lui, Courtois. Eh? Sì, Courtois. Lo via Jacques Tati quando fa imitazione del portiere? Sì, abbastanza. È uguale. È identico, è vero, è vero. È uguale, è un bravo portiere. La scadenza 2027. Comunque, zitto, il Belgio. Sì, però alla fine, zitto, zitto il Verona. 9, anche una volta uno disse: 9 punti, il tuo collega. Sì, è vero. E il Verona, zitta. Dico, però, 9 punti. Vecchi ricordi: 9 punti. Il Belgio, dico 9 points. Con Hazard in panchina. Importante che ha levato Lukaku, Hazard e volano come. Con Origi, no? Sì. Origi, come si chiama? Paglia, tu che sei inesperta. Guarda, in realtà c'è chi dice Origi e chi dice Origi. Quindi proprio non Origi. So. Origi.
Ubaldo Origi. Come Origi, Origi. La metti alla pizza, tu ce lo metti. No, Mimo, però adesso si entra nel, non mi piace, per nel dettaglio, Mimo. Manca allora, me. Brasile-Cile, Colombia-Uruguay, Olanda-Messico. Brasile-Cile, BC o X o E2. No, dai, non esagerate, dai. Brasile-Cile, Colombia-Uruguay, Olanda-Messico, Costa Rica-Grecia. Allora, via con i pronostici. Dai, allora, sì. Brasile-Cile, Brasile. Brasile. Colombia-Uruguay. Beh, Colombia. Colombia. Daspo a Suarez, se sì, ne siete conto. Sì, sì. Poi gli hanno tolto il passi proprio. Sì, cioè, sì, sì, ma non può entrare negli stati. Non può entrare per 4 mesi. Olanda-Messico. Olanda-Messico, Olanda. Messico, Messico. Vabbè. Costa Rica-Grecia. Costa Rica-Grecia. Costa Rica-Grecia può succedere lo schifo, io te lo dico. Come? Per me Grecia, Mimmo, per me può Grecia. Può succedere lo schifo perché i ragazzi costaricensi glielo fanno vedere a loro, a questi greci, bravo, chi sono, come si gioca a pallone, vedrai. E quindi Grecia. Francia-Nigeria? Beh, Francia-Nigeria penso che non si gioca nemmeno. Esatto. Idem Germania-Algeria. Germania-Algeria? No, Germania-Algeria, fermate, cioè. Credo che l'Algeria già sia tornata a casa. Ok. Sì. Argentina, Switzerland. Lascia perdere. Neanche. E Belgio Stati Uniti. Questa secondo me è partita. La Belgique? La Belgique. Secondo te gioca il Jolly la Belgique al Fil Rouge? Secondo me questa è partita. Belgio Stati Uniti. Comunque, Brasile, Colombia, Olanda, Grecia, Francia, Germania, Argentina e Belgio non sarebbero dei quarti bruttissimi, tutto sommato, Mimmo? No. Ma se dico che te faccio una domanda. Se non fossero questi, a te che cosa ti cambia? Niente, cosa per ti cambia? Per vedere, però, Mimmo, delle belle partite. È ipotetico che sei all'ascolto, diciamo. Dai. Per vedere delle belle partite. Certo. Ma pure quello, se poi hai vedi brutte, ma che te cambia? Vabbè, ho capito. Ucco, allora mi cambia solo se la Roma vince lo scudetto. Ucco, c'è, bravo, a Natale. Bravo. Ferretti, noi ci sentiamo tra poco, c'è la pausa. Ah, pensiamo domani. No, andiamo al break, Mimmo. Break, andiamo break, al break. Break, break, break. Ready? Va bene, dai. Allora, ciao Mimmo, convinto, buongiorno. Dai. Arrivano. Avete convinto? Siamo convinti. Domani allora alle 11:30, eh. Okay. Cosa? Dove vai? Alla Belanda. Ma dove vai? Tra l'altro, Mimmo, io lì ci sto anche alle 11:30 di sera, quindi se vuoi puoi scegliere. Che fai? Ma voglio dire una cosa, Davide, tu che sai quasi tutto, ma a che ora piove oggi? Guarda, dovrebbe essere intorno alle 15:30, 15:40. Oggi non piove, ragazzi. Ma in tutti i quadranti? No, comunque è una cosa brutta. Ormai siamo diventati non veramente piove, come i filippini. Io lo dico da un po' di tempo, mi vengono tutti in giro. Ma però, però voglio dire, no? Cioè, massimo rispetto pure, no? Per il tempo, dico, per la qualità del tempo. Perché quindi è bel tempo solo del giovedì. Come fa 2 gradi di caldo in più e poi piove per forza. Le gocce lunghe, no, metro e mezzo. Circa, te l'avrà fatto sicuramente vedere, no? Queste cose che circolano sui social network, no? Guarda che non fa spirito, no? Che pure tu ci stai sui social networks, eh? Sì, ci sto. Uno su un social. Beh, però pure te ci stai. Twitter. Dove mi diverto molto a leggere i simpatici colleghi che scrivono un sacco di cose, però. E quindi ci sta. Sto cazzo di gallo, esattamente. Prego. Nel senso che è così, no? Ormai le stagioni sono così, insomma, no? Sì. Non sta bene più niente, quindi diciamo, no? C'è questa simpatica dicitura, diciamo così, che non si dovrebbe dire, però l'abbiamo detta, ma insomma, ormai è abbastanza sdoganata, no? Bene, allora di che stiamo parlando? Di domani mattina alle 11 alla Belanda, no? Perfetto. Dove sta la Belanda? Mattatoio, l'ex Mattatoio. Roma ti amo. Io lo so benissimo, sai. Roma ti amo. Lo dicevo per ricordarlo tu alla gente che sta ascoltando. Ex Mattatoio, la mostra Roma ti amo, questa bellissima. Bene, ma dove veni col pallone a tenerlo così? Anche voleva, ma ce l'abbiamo anche noi, ma ce ne sono i palloni. Purtroppo l'ho visto. Senti, Mimmo, ma veniamo a cose serie. Dalla Spagna, non è serio? Dalla Spagna rimbalzano notizie? Sì, come questa cosa rimbalza? Come fanno a rimbalzare notizie? Rimbalzano. Roma, Messi. No, quasi. Sul sito Fishayes, come si dice? La Fishayes sarebbe la tifoseria. Esattamente. È sempre piaciuta a noi la tifoseria, Mimmo. È pieno di Fishayes. Quanto amo la tifoseria. Fishayes.net dice che la Roma ha trovato l'accordo con Adriano e col Barcellona. L'importante è che non è quell'altro, esattamente. Terzino sinistro, Blaugrana, 10 milioni di euro e 2 milioni
l'anno di netti di contratto. Bene. Ma che attendibilità ha questo titolo? Non lo so. Quello è il punto. Perché se no io faccio un sito, mimmarello.com, faccio un sito. Ottimo, peraltro. E metto. Però, Mimmo, io dico, ma potrebbe prendere Messi, eh? No, però infatti è questo quello che volevo dire, è questo il discorso. Normalmente sei in discrezione di mercato, dico, potrebbe, sarebbe il vicino, Qui si parla di manca solo ufficialità, 10 milioni al Barcellona e 2 milioni al giocatore, già fatto, verrà annunciato nei prossimi giorni, manca solo un annuncio, quindi non è un'indiscrezione del tipo la Roma è interessata, ci sono stati contatti, eccetera. Mi colpisce questo Davide, io ti voglio bene, ma chi so questo? No, non c'ho la più pallida idea. Se uno si inventa una cosa, si può pure inventare dicendo è tutto fatto, sarebbe fatto, capito che voglio dire? Quindi occhio alle sole, occhio alle polpettine. Ti dico che se la Roma prendesse Adriano, tu saresti contento, immagino, no? Abbastanza. Io lo sarei molto, Mimmo, non so tu, ma io lo sarei molto. Tu no, Ferretti, non ti piace come profilo? No, ma è un ottimo giocatore. Però no, perché uno che sta al Barcellona deve andare via dal Barcellona? Perché sono 8 anni, Mimmo, però, che mi preoccupano lì. Un pochino. Sono 8 anni che sta là. Lo so, però questo ragionamento vale per tutti? Non può valere per tutti, perché là Totti, che so 20 anni che sta a Roma. Ma no, Totti, Totti è romano e romanista, Adriano sarebbe brasiliano, con un passaporto spagnolo ormai, però dico... Forse magari si è cruciato un ciclo, anche perché Adriano è stato 8 anni, non è mai stato un grandissimissimo protagonista. E poi se dovesse rimanere comunque Dani Alves, ancora cosa non sicura, lì comunque le fasce sono abbastanza chiuse, da una parte Dani Alves, dall'altra Jordi Alba. Sì. Tra l'altro Mimmo, ti pare che in piano qualcuno paglia? No, esatto. Si parla di Mathieu. Ecco, domanda. Mathieu, bravo. Te lo ricordi? Lo ricordi a Roma esatto. Però io mi ricordo, siamo andati avanti per estate pure con Mathieu, Mi ricordo che quando lo voleva prendere a Roma Jeremy Mathieu era un esterno. Sì. No? Sì, adesso fa anche, adesso fa anche il centrale. No, perché dalla Spagna in sostanza dicono per rinforzare il centro della difesa, il Barcellona sta pensando a Mathieu e Marquinhos. Vabbè, si vede che nel corso della carriera lì alla Liga ha sviluppato, per dire, la Spalletti anche queste caratteristiche. Le dinamiche di gioco poi l'hanno portato nel Barcellona. Le caratteristiche. Poi tu sai perfettamente che con Luis Enrique, se c'hai due centrali che siano due centrali o due messi lì e messi al volo, non è che sia molto diverso. Cambia la Roma giocava con Cacer e Heinz, non te lo dimenticare. Mamma mia. Non a caso, Lecce ha fatto quattro gol, ha fatto pure quattro gol pure Atalanta. Tutti. Ve lo ricordate? Come no, tutti. Quindi purtroppo ci sono anche questi tristi ricordi. Vabbè, la Roma se prende Adriano fa sicuramente un buon affare, almeno sulla carta, no? Perché poi dopo le valutazioni vanno fatte poi sul campo. Però mi sembra un giocatore che ci potrebbe stare, se nel caso che stesse ci starebbe benissimo. Mimmo, ma il mondiale, lo svolgimento del mondiale può influenzare non tanto le scelte, cioè nel senso che gli acquisti di giocatori che stanno al mondiale, perché tra l'altro il mercato inizierà tra una settimana saranno stati disputati anche gli ottavi, quindi rimarranno soltanto 8 squadre in gioco, quindi già quelli che vogliono sempre rompere un po', no, dicono ma perché allora Stadiano se è così forte non sta in nazionale? Da quella parte ci sono Marcelo e Maxwell, dall'altra Maicon e Dani Alves. Dice tutto sommato, no? Tu dici che è per quello, potrebbe essere. Tenderei, come dicono quelli bravi, a pensare visto che adesso anche Paglia, tu che fai le radiocrona, che insomma ne hai fatte miliardi, e spero che ne farai miliardi ancora nella tua carriera, anche te cominciare a dire la palla va al numero 16? No, perché vedi che bello. No, adesso... E la fascia mancina. Ma pure, perché fascia mancina? No, ma la cosa ma pure quelli dicono con tutto rispetto. Il tiro è del 16. Vabbè, che non sai come si chiama? Perché non mi dici come si chiama? Vedi il numero? Il numero lo vedo pure io. Perché non mi dici? La palla dall'8 al 16. Ah, in buca 4 anche, Vedrai se alla fine ne arriveranno anche a dire una cosa del genere. Esatto. Caro Paglia, voi radiocronista, hai fatto anche il telecronista, Paglia? Mai. Io mi ricordo che tu una volta, quando eri ancora della Lazio, fosti costretto a fare la teleradiocronica del 5-1. Come no, me la ricordo bene. C'ho ancora la videocassetta, il VHS. Esatto, ed eri imbarazzatissimo, perché non potevi mascherare la tua profonda delusione per i gol di Montella a Grappoli. Tra l'altro, Mimmo, a quel giorno è legata una scommessa che io come un idiota ho fatto, perché pensa 10 marzo 2002? Proprio lui, io avevo ti ricordi, era il giorno in cui tu facevi Batistuta, poi Capello gli ha detto non giochi e se n'è andato, in sostanza, no? Ero un patio di Montella, ho detto Montella se fa più di 3 gol mi faccio biondo finché la Roma
non riperde in derby. Porca Eva, questo maledetto fa 4 gol a Roma, poi il derby dopo lo riperde, quello della Befana di Canio, ma tipo 3 anni dopo. Io sono stato 3 anni biondo per merito. Non me lo ricordo. Sì, sì. Sì, sì, poi... perché t'ho visto sempre un po' così, diciamo. No? Fru. Certo, certo. No, poi non, così, non seguendo tu le trasmissioni della Lazio, Mimmo. C'aveva le mesh. Sì, c'aveva le mesh. Le mesh, io me lo ricordo. C'aveva le mesh. Sì, sì. Tante vergogne. No, per niente. Per niente lo rifarei adesso. Mimmo, ah, per 4 gol di Montella, sì, te credo. Certo. Se Montella rifà 4 gol, certo. Ho capito. Mimmo ha detto Maradona che la squalifica di Suarez è uno scandalo. Sì, esattamente, infatti. Mi sembra esattamente. Gli dono un anno. Se penso, voglio dire una cosa, Maradona quando ha detto queste cose, prima o dopo? No, Ferretti. No, prima o dopo il morso voleva dire. Ferretti, no, prima o dopo il morso. Dopo c'è... Aspetta che c'è una striscia qua che non vedo. Prego, Ferretti. No. Volevo dire, Maradona, quando l'ha detto questo? Prima o dopo pranzo? No, è perché credo dopo. Ma che è sta striscia? Fammi vedere. Ferretti, credo dopo. Pronto? Credo ci sono dopo. Ci sono delle cose. Delle intercettazioni? Sì, delle cose, delle cose impostane. Piani ci ha detto, ora voglio solo vincere con la mia Roma, l'anno prossimo dobbiamo puntare allo scudetto. Anche perché a Bosnia gli do una notizia, non può più vincere il mondiale. Esattamente. Cioè, Piani ci ha avuto bello cazzuto, si può dire? Sì. Lo vedi pure tu anche carico, ti dà questa impressione anche a me. Io poi non so se ancora si può dire, ma insomma Radio Pjanic appartiene a questa frequenza, sì. E di conseguenza quello che dice Pjanic, quello che fa Pjanic per me è, non dico che ho regolato, ma comunque 99 volte su 100 mi sta bene. Pjanic l'ho sentito bello, diciamo, determinato. Nainggolan, che insomma non perde occasione per manifestare tutto il senso della sua gratitudine, che a me sta benissimo, sì. Perché è uno che anche dialetticamente non ti regala niente, io voglio che lui sul campo non ti regali niente. Poi chi ci abbiamo? Kevin Prince Strootman, probabilmente tornerà più agguerrito di prima. Keita, sei tu, Keita, sì, lo dimostrerai. Anche, Mimmo, anche il 16 tornerà bello agguerrito. Anche il 16 dovrebbe tornare, sì. Ti dico una cosa, ti sorprenderebbe nel caso in cui Taddei andasse al Bayer Leverkusen? No. A me un po' sembra. Sì, a me sì. Beh, lì perché c'entra Feller in qualche modo, Mimmo, secondo te? C'entra Lucci, sì, ma insomma, molto più Lucci che Feller, voglio dire. Però, insomma, va bene tutto. Ma, cioè, insomma, Taddei è uno che ha 34 anni, va più di 35, no? E sono contento per lui se andasse a giocare in una squadra importante. Il Bayer Leverkusen è una delle squadre più importanti di Germania, farà la Champions League, è vero? Yes. Paglia, tu che hai conosciuto il calcio internazionale, no? Sì, perché c'è. Quindi sì, sarei contento per lui. Però un po' mi sorprende questa cosa. Cioè, se tu dici vado via da Roma, uno di 34 anni, pensi che va a Livorno, a Verona, non lo so, perché se è buono per Bayern, forse è buono pure per Roma. È buono pure per la Roma, esatto, e qui c'è tutto un simil mistero, ma insomma, si può anche campare col mistero Taddei, assolutamente. I giovanissimi nazionali sì. Sono in finale. Sì. Io ho detto stamattina per il secondo anno consecutivo. Te che di Coppitelli non vuoi manco nominare, perché è bravo, ma non dici niente. Vabbè, però ti dico una cosa. Ho preso pure gli insulti perché io continuo a difendere Alberto De Rossi, figurati, però vabbè. No, però ti dico questo, ho detto che il gol è stato segnato da tal Scamacca, proprio lui. Sì. E ho detto, ricordatevi questo nome. Allora, ricordate questo nome. Bello, non mi fa il fenomeno che ti ho fatto 2 anni fa Scamacca, dicendoti che 1,99 questo... che 1,90. Ricordate questo nome, ricordate questo nome perché tende a essere che diciamo allora, che Mimmo in mezzo al campo si vede, ecco, diciamo così. Ecco, ricordate una cosa che tu forse dimentichi. No, me lo ricordo, tanto è grande. Allora ti dico io. L'anno scorso o giù di lì, forse qualcosa di più, ti ho raccontato che c'era il centravanti giovanissimo, che era talmente più grande di tutti gli altri, che i compagnucci di squadra ne facevano a bracci cassero. Sì, capisci? Perché non ci arrivavano proprio, perché questo è enorme. Adesso diciamo però, che come fisicità rispetto agli altri, sembra un po' un Ibrahimovic rispetto agli altri ragazzini. Sì, cioè, esatto. da quella sensazione fisica corporea. C'è tutti i Verratti, capito? Esatto. Sì, okay. Sì, sì. Esatto. Però dopo... bacio piano. No, ma io ho detto no, porta pure male i ragazzini, li metti troppo no, in evidenza. Perché poi Scamacca deve migliorare a pallone. E deve migliorare anche altre cose, perché se tu Pia pronti via dai una gomitata al tuo avversario e salti 2 partite, le prime 2 dei playoff, vuol dire che devi stare attento. Vuol dire che sei romanista fracico. Che sei molto della Roma. Vuol dire che sei... Pensa, vuol dire, conoscendo la nostra storia, vuol dire che sei molto se tu fossi il Real Madrid lo prenderesti Verratti?
se io fossi la Roma prenderei Verratti. Ma a Roma aveva preso meglio Taxidis. Ecco, a Roma aveva preso qualcuno che ha detto che era meglio Taxidis perché Verratti c'aveva il gioco corto, a lui serviva il gioco lungo. Long play, no, long play. Nel gioco lungo. Ma scherzi, il cavaliere bianco e il cavaliere nero. Scherzi a parte, se voi perché forse sono diventato matto io. Se voi foste presidente X tra Verratti e Modric, chi prendereste? Guarda, dico una cosa. Prendo Verratti perché è 92 e perché gli voglio bene. E perché è italiano, pensa. No, io lo dico, no, perché è italiano. Questo ci ma l'avete sentito l'altro giorno? Moccica. Mamma mia che bello. Allora, in chiusura di collegamento mi dovete rimandare Esigo immediatamente. Verratti che dice moccica. Mi rimandate Verratti che muccica e poi Capello che sbraita. E Capello che dice I'm very disappointed. Manco come si chiama il capellone lì? Manco Malesani con le bravo, stamattina lo siamo risentito tutto pure Malesani. Io non posso più farcelo. Vi ascolto per radio. Guarda, adesso rimanda, adesso a tu attacchi, alzi la radio e ti faccio sentire Verratti e Capello uno dopo l'altro. Ci sentiamo domani. Ciao Mimmo. Ciao Mimmo. Ciao. Adesso nel primo tempo, nel secondo tempo devi giocare in 10 che un altro Mocci che è un avversario non viene cacciato. Mocci. Ci sono messi tanti fattori Mocci. Che Mocci 3 metri sopra il cielo. No, Capello, prego, Capello che fa? Disappointed. Senti come I'm disappointed. I don't like to speak about referee, but every time against Russia, every time. Ma quando, today was another penalty. I know. It was the foul. I don't like this. I don't understand why all the referees against us. Thank you. Ma poi voglio dire, non voglio parlare di arbitri, ma ogni volta è sempre contro la Russia. Ma quando? Quando? No, è una cosa veramente fantastica. Tra l'altro, Ettore sta per far rivedere e guardatelo tutti voi. Sì, sì, è andato. Dai, io, tra l'altro, ero al telefono in quel momento. Tu che dare la mano alla determinazione mentre gli insulti fa molto ridere. Guarda. It was a fault. Bastard. Questo gli ha detto. Comunque, quel gileino rosso. You. La Russia poteva scegliere all di the referees against Russia. All the referees. Che fantastico. Vediamo un po', ma alla fine c'era questo rigore. Era fuori area. Era fuori area di un metro e mezzo. Di un metro e mezzo. Manco Tevez col Genoa era così fuori area. Vabbè, comunque c'è il break. C'è il break, dai. I'm disappointed. Ciao, Capello. Ma every time against Russia, every time. Today was another penalty. I know. It was the foul. I don't like this. I don't understand why.